Scegliamoci un posto buono. Questo letto è mio. Io ci ho messo la valigia. Ma che valigia? Anche l'altro anno questo era mio. Va via, su, va via. Tu rimani qui. Ma a te cosa ti interessa? Dove ci sono io non si fanno prepotenze. Vattene. Vattene! Vieni! Avanti, avanti ragazze, fate presto a sistemarvi! Ma non si mangia? Sì, sì, si mangia! E tu che fai lì, dormi? Ho un dolore qui! Su, su, va a mangiare, i dolori passano! E quella lì di chi è? È mia! Non te l'hanno detto che è proibito portare i bambini? Non sapevo dove lasciarla! La solita scusa, da qua! Oh, no, no. Dove la portate? All'asilo. Non vorrei mica portarla in risaia. Oh, no, no. Non piangere, no. Ci rivediamo fra poco. E fai come gli indiani, eh? E fai così. Bravo, bravo. Vuoi con la mia, vieni. Sì, con la mia. Vai, vai. Mamma. Bonini Gabriella. Va bene. Antonini Antonia. Va bene. Paoletti Agnese. Va bene. Marcelli Elvira. Va bene. Carpi Giuliana. Va bene. Gallini Piera. Va bene. Lucani Vera. Va bene. Moratti Giuseppina. Va bene. Piovano Amelia. Va bene. Sbarlatti Rachele. Va bene. Leretti Carmen. Va bene. Sassi Giovanna. Il tuo nome non c'è, sei una clandestina. Mio fratello non lavora e ho tanto bisogno. Ho capito, ma cosa ci posso fare? Non sono io che comanda qui, sono uno che lavora come gli altri. La prego, la prego.
Va bene, più tardi cercherò di parlare col padrone, spero di convincerlo, vedremo cosa si può fare, ma se ci riesce di avere un nulla osta qui dai sindacati potrò accontentarti. Grazie. Vai pure. Avanti un'altra. E va avanti. Che fai, non ci vedi? Un poco. Paola Bussi. Va pure. Franca Varelli. Va bene. Va, fa presto. Sì, subito. Donati Faust. Va bene. Macari Carla. Va bene. Leonisi Francesco. Va bene. Patrizi Angela. Va bene. Buongiorno Pietro. Castani Concetta. Va bene. Casè Maria Luisa. Va bene. Ogliari Domenica. Va bene. Ogliari Virginia. Va bene. Nardi Elena. Va bene. Come hai detto che ti chiami tu? Nardi. Elena Nardi. Va pure. Cavallari Carolina. Va bene. Sul Pietro. Se vuole verificare il carico di foraggio, il camion è al peso. Va bene. Epis Mariuccia. Va bene. Bolsenaro Paolina. Va bene. Bracci Ida. Va bene. Sono arrivate tutte? Potresti anche rispondere quando ti chiedo qualche cosa. Cosa hai detto? Non ho sentito. Leura? Me ne giuro, Svecchi. Sono più stracca da ieri sera. Le giuro, dante l'avrè. Oh, che sogno. 5 minuti per come qui pent l'acqua. Che stasera. Su, tesoro, sveglia. Ci occupano la stanza da bagno. Addio, le svelte! Venite, ragazzi, dai, fate svelto. È il free post! Sì, che sì. Specie anche lei. Dai, fa svelto. Dove c'è la mano? Sta pia, no? Non è più una terra. Come le fredda l'acqua. Sogno mio! Del riso. Il giavone? Sì, il giavone, l'erba cattiva. Non lo sapevo, è la prima volta che vengo. Potevi farti insegnare, no? E tu, Carmen, cosa stai a fare lì? Insegnaglielo. Tanto più che l'hai trovata, quella che ti protegge. O forse non lo sa neppure lei. Posso insegnarlo anche a te, sai. Voi altre di Cremona siete buone soltanto a fare delle chiacchiere. Chiudi quella bocca. Ma lavati quella faccia da scimmia! Siete impazzite! Smettetela! Che diamine! Smettetela!
Silenzio! 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 Lo sapete, il contratto di lavoro parla chiaro. Qui si lavora, non si litiga. Sì, bel discorso, vorrei vedere voi. Silenzio! Tutto questo chiasso! Ma cosa sta succedendo qui? Abbiamo licenziato questa squadra. Perché? Una delle solite caniare. Sono queste che hanno cominciato. Non è vero, difendono sempre le locali. Le locali lavorano meglio di voi. Eccolo, sento, sono loro che le proteggono, sono d'accordo. Ma certo! Fate silenzio, silenzio, silenzio! È il padrone, raccomandiamoci a lui. Ma che figura facciamo davanti a loro? E che mi importa? Io a casa senza soldi non posso tornare, la vuoi capire? Fare la vigliacca. Lasciami. Aspettate un momento. Per loro colpa nostra. Scusi, lei è il padrone, vero? Perché? Perché se è il padrone dipende solo da lei che ci mandino via o no. Se due ragazze si sono tirati i capelli, le sembra giusto di toglierci il pane a tutte quante? Lo sapete, quando capita qualcosa la paga tutta la squadra. Ma è assurdo. È giusto. Credete che sia facile tornare indietro così? Non siamo mica venute qui in villeggiatura. Ci rovinate! Chi è stata la prima? Io. Sono stata io. Vado a fare la valigia e me ne vado. Ma loro lasciatele in pace. Va bene? Un momento. Per questa volta vi perdono. Chiedete scusa a lui e tornate al lavoro. Svelte, al lavoro, al lavoro! Grazie. Aspetta un momento, tu. Da dove vieni? Da Milano. Hai sempre vissuto a Milano? Sì, sempre. È la prima volta che vieni a lavorare qui? Sì, perché? Non so, mi pareva... Quanti anni hai? 19, quasi 20. Vuol sapere qualcos'altro? Aspetti me tu? Va pure avanti. Senti un po'. Da ieri volevo chiederti... Che cosa? Vedi, è difficile spiegartelo. Ma quando ti ho vista la prima volta, io... Mi scusi, devo raggiungere la mia squadra. Brava, se non era per te ci aveva buttato fuori tutte quante. Avete visto il padrone come la guardava? Beh, si capisce, lei ha il fascino segreto. Che voleva? Ti hai chiesto un appuntamento? No, nessun appuntamento, sono venuta qui per guadagnarmi la paga e basta. Tu non darti tante arie, a me non sarebbe dispiaciuto far colpa sul padrone. Buongiorno, signor Mario. E queste chi sono? Arrivano adesso? No, c'è stata una delle solite liti, le avevamo licenziate. Ah, al solito, mio zio non scherza, eh? Ma che? C'è stato proprio lui che l'ha fatta rimanere. Lui? E che succede? Questa è la fine del mondo. Anche noi siamo rimasti molto meravigliati. Ma io l'ho capito. Che cosa? Ma no. E chi sarebbe? La quarta, quella che cammina là sull'argine. Ha saputo scegliere il vecchio. Ciao, eh. Arrivederla. Mario. Ah, sei tu, zia? Sono dei giorni che non ti si vede. Sì, sì, hai ragione, ma ho avuto tante cose da fare. Stai attento, che lui ti cerca. E perché? Che vuole? Ah, non lo so, chiede sempre se sei tornato. Ma ti ha detto qualcosa? No, niente. Sai com'è tuo zio. Con me non parla mai. Si può dire che non ci siamo mai parlati. Ma che può volere? Hai fatto qualche cosa? Ma no, cosa vuoi che abbia fatto? Eccolo. Non facciamoci trovare qui. Andiamo di là.
Ciao, zio. Finalmente. Ti aspettavo. Ah, sì, me l'ha detto la zia. E posso sapere il perché? Non te lo immagini? No, veramente. Guarda. Che cos'è? Una cambiale. Beh, mi pare che non ci sia niente di grave. No, non c'è niente di grave. Soltanto che invece di firmarla col suo nome, l'ha firmata col mio. Lo sai che per questo scherzo posso mandarti in galera? No, Pietro! Ma che dici? Non aver paura. Non c'è bisogno che lo mandi io. Tanto prima o poi in galera ci finirà da solo. E adesso piange. La colpa è sua. Se t'avesse sempre trattato come meritavi. Hai ragione, ho fatto male. Ma non mi pare il caso di prenderla sul tragico. Mi sono servito del tuo nome perché ero sicuro di poterla ritirare. Mi serviva del denaro. Non ti basta quello che ti dà tua zia? Non basta mai. E poi avere soldi a credito è una grande emozione. Metti una firma su un pezzo di carta e ti contano i soldi. Io non ho credito, per questo ho messo il tuo nome. È bello essere tanto stimati. Deve dare soddisfazione. Che cos'è questa commedia? Meno chiacchiere. Se ti ci provi un'altra volta ti denuncio, capito? Va bene, va bene. La colpa è delle donne. Vedi, quelle che piacciono a me costano. Tu invece dai un'occhiata, scegli e ti dicono pure grazie. Che cosa vuoi dire? Niente, niente. Ho sentito di certe ragazze licenziate. È bastato un tuo ordine per farle restare. Quelle ragazze ti saranno riconoscenti, no? Chi t'ha detto queste sciocchezze? Non è vero, forse? Ma che c'è di male? Sono i vantaggi di essere il padrone. L'ho vista, sai? L'ho vista. La brunetta che ti piace. Mica male. Hai buon gusto, zio. Auguri. Imbecille. Eravamo sicure che oggi saresti rimasta in branda, invece pare che gliela fai. Si vede che hai proprio bisogno di lavorare. Sì, ne ho proprio bisogno. Chi hai lasciato a casa? Mia madre. Soltanto? Soltanto. Andate, belle figliole. Andiamo a prendere la corriera per Novara. E lei dove va? Anch'io vado a Novara. Volete un passaggio? Possiamo fidarci? E di che avete paura? Siete in quattro? Allora. Ma dove andate? Il signore è tanto gentile da darci un passaggio fino a Novara. Coraggio, bellezza. Non faccia perdere tempo alle signore. Senti, Sali, cosa aspetti? Bisogna che vi mettiate in tre dietro, se no non c'è posto.
corsa ci ha fatto mancare il fiato. A me piace correre così, è divertente. Chissà quanto ci tocca aspettare adesso. Io non ho fretta. E voi? Oh, noi nemmeno. Grazie, non fumo. Posso sapere perché va a Novara? Così, dopo tutta una settimana di lavoro, non è divertente restare in cascina. E... l'aspetta qualcuno? Nessuno, è la prima volta che ci vado. Allora bisogna che io l'accompagni. No, sono abituata ad andare sola. Male, la solitudine è una brutta malattia. Ma basta essere in due e si guarisce subito. Non le pare? Non crede che ho ragione? Ecco, qui fanno i migliori gelati di Novara. Che bellezza, ce l'offre lei. Ma si capisce che ve l'offro io. Avanti, scendete. Aspetti lei. Perché? Antonio. Comandi, signor Marco. Tutto quello che consumano le signorine è in conto a me. Tutto, capito? Fammi fare una bella figura. Addio. Ma che fa? Si fermi. Che ignorante! Credevi di averlo incantato col tuo fascino? Oh, non è il mio tipo. E adesso che facciamo? Beh, visto che ci paga il gelato, prendiamocelo. Ti hai ragione. E non solo il gelato, la birra, il vermouth, le paste, tutto quello che vogliamo. Cameriere! 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 Che nausea, mi sento male. La sfido, ti sei intrippata a tutti quei gelati. Quant'era meglio se andavamo al cinema. Intanto quella, mi par di vederla, seduta come una principessa su quella bella macchina. Su. Non vorrà fare davvero tutta la strada a piedi. Guardi che siamo a 15 chilometri da Novara e a 12 dalla cascina. Non mi importa. Oh, non faccia la stupida. Tante storie per un bacio. Ah, lei è un... Sì, un mascalzone. Ha ragione. Lo riconosco. Ma lei è tanto carina. Se ne vada! Se ne vada! È inutile gridare. Mi lasci! Le donne lasci. Che resistono mi piacciono di più. Che c'è, non cammina? Dove va lei? Verso Casalina, perché? Mi può dare un passaggio fino alla corriera per Novara? Ah, salga pure. No, grazie, mi metto dietro. Ma starà scomoda lì? No, sto benissimo, grazie. È andata male, eh? Tutte così. Fate le spiritose, vi lasciate incantare dalla fuoriserie e poi quando vi piantano in mezzo alla strada c'è sempre un fesso che vi rimorchia fino a casa. Beh, ha perduto la voce? Lo sa che è successo 3 anni fa a una ragazza come lei da queste parti? La mattina dopo l'hanno trovata strangolata in un fosso. L'ha pagato un po' cara, no? Oh, finalmente. Cos'è successo? Che ne so, non va. Questo accidente di motore non va mica. E va bene, la faremo camminare senza motore. Mi dispiace, ma adesso deve scendere. Dobbiamo fare manovra. Bisogna agganciarla al telaio. So io, dia qua. Non è mica la prima volta che mi succede. Ecco.
Ma no, ma che l'attacca bene sì. E va bene, non si arrabbia. Ma bene sì, è sempre qui, io l'attacco. L'ha visto? Ecco fatto. E adesso dove ci mettiamo? Dove volete mettervi? Rimontate nella macchina? Ah, sì, bene, sì, monta, Evelina. Dammi il cedro. Su, vai dall'altra parte. Ah, dietro non può più stare, mi dispiace. Bisogna che salga davanti, non è per me, è proibito. Ma chi è quella ragazza? E che ne so? Già, tu non sai mai niente. Evelina, piantla. Scommetto che adesso si è pentita, eh? Avrebbe preferito rimanere con quell'altro, no? Beh, si capisce. Io non sono spiritoso ed elegante come lui. Basta, basta, la finisca! Mi scusi. Io credevo che... Senta. Mi faccia il piacere, non pianga più. Se mi commuovo anch'io... Oh, ecco, brava. Mi sento meglio adesso. E scusi se ho parlato così. Tante volte non lo so neanche io quello che dico. Non è per questo. Quanto manca la cascina? Siamo quasi arrivati. Ma, scusi... Che ci va a fare lei alla cascina? È lì che lavoro. Mondina? Sì. Strano. Non si direbbe. Eppure... E di che? Magari ha aspettato troppo per farmi vedere un sorriso, ma... Mi dispiace, ero di cattivo umore. Eh già, capisco. E a ogni modo... Spero... Volevo dire, se mi capitasse l'occasione di rivederla, mi farebbe molto piacere. Anche a me. Ehi, giovanotto, cosa facciamo? Un momento, che fretta. Vada, che l'aspettano. Arrivederci. Senta, lei. Dica. Ma non altro momento per parlare con la sua fidanzata. Fidanzata? Ha sentito? Grazie per l'augurio. Elena. Dica. Il fattore ti cercava oggi. Sul contratto mondo le tue generalità sono incomplete. Perché? Che cosa manca? Il nome dei tuoi genitori. Tu sei minorenne. Ah, ho capito. Maria Nardi, mia madre. E basta. Cos'altro vuol sapere? Dove abiti a Milano? Sono obbligata a dirglielo? No, ma può sempre servire. Mi scusi. Buonasera. Chissà che voleva da lei il padrone. Per me è chiaro che tra lei e lui... Hai visto come la guardava? Bravo, zio. Coraggio. È un tipetto difficile, vero? Io ci ho provato, ma è andata male. Ci riproverò. Sta attento. Se t'azzardi a toccarla, ti spacco la testa. Pietro. Cosa c'è? Parti? Vado a Milano. Quando torni? Non lo so. Appena avrò finito. Ciao. Sveglia! Andiamoci!
Mi scusi, signora, conosce una certa Maria Nardi? Mi spiace, non la conosco. È da poco che abito qua. Grazie. Oh, sì, Maria, adesso ricordo. Era sola con una bambina. Faceva la lavandaia, poi è andata via, credo, dalle parti della Bovisa. Grazie. Prego. Maria? Maria? Ah, sì, molti anni fa. Ma poi se n'è andata. Mi pare via Magenta. Ma è passato tanto tempo. Grazie. Buonasera, signore. Un buon tavolo. La signora Nardi. Maria Nardi. Nardi? Mi hanno detto di rivolgermi qui. Maria Nardi. Ah, la Maria. Un momento. Aspetti un momento. Beh. Per di qua, prego. Tu, accompagnalo. Venga. Pronti, fegatini di pollo? Pronti. Tela lì. Grazie. Ho risolto una Bismarck. Comita. Due tagliatelle alla bolognese. Diventa con patate. Maria. Cosa vuoi? Voglio sapere la verità. Dimmi, quando ci siamo lasciati, tu aspettavi un bambino? No, non parlerò, non ti dirò niente. Tu non hai nessun diritto di sapere, capisci? Parla, devi dirmi la verità. No, no, no. Ho conosciuto una ragazza. Tutto con gli occhi di estate, non tu. È tua figlia. Mia figlia. Cercarmi. Non lo so neppure io. Un giorno ho sentito un nome. E allora? Ho avuto come un presentimento. Quel nome non mi usciva più di mente. Ho domandato, ho cercato e finalmente sono riuscito a trovarti. Perché? Per vedere quello che è rimasto. Ecco qua. La povera donna che è stanca di soffrire, di piangere. No, Maria. Ho bisogno di sapere tutto. Sapere cosa? Come ho vissuto, quanto ho patito. Umiliazioni, fame, vergogna. Sapere tutto. Sarebbe un po' lungo. Mio padre non vuole perdonarmi. Ed io non l'ho mai più cercato. Come non ho cercato te. E allora ho fatto la serva. E la faccio ancora. Hai visto? Nei primi tempi vivevo presso le famiglie dei padroni. Ma non era facile trovarne che accettassero me e la bambina. E quando non trovavo lavoro, non c'era niente da mangiare. Capisci? Niente. Tu forse non mi credi e non puoi sapere cosa vuol dire. Niente da mangiare, una bambina in collo che piange e non sente ragioni. Povera creatura. Già, povera creatura. Adesso ti fa pena. Lascia che ti spieghi. Ma cosa? Perché mi hai piantata, perché non mi hai più cercata? Lascia andare. Non mi interessa. Non voglio giustificarmi. È brutto quello che ho fatto, ma ho pagato duramente. Sono stato un debole. Non ho saputo ribellarmi. Ho sposato la donna che volevano i miei perché era ricca. Ti hai fatto bene? Almeno tu sarai stato felice. No,
Non c'è niente di più squallido della vita di due esseri condannati a stare insieme per sempre, senza amore. Ma è inutile parlare di me. Dimmi piuttosto, adesso cosa posso fare? Per me? Cosa vuoi fare ormai? Offrirmi dell'altro denaro? L'hai già fatto allora, ricordi? Sarebbe troppo umiliante. Lascia andare. Non posso. Non posso più adesso che ti ho visto, che ho saputo. Voglio fare qualcosa per lei almeno. Per mia figlia. Tua figlia? Come puoi chiamarla così? Che cos'ha di tuo? Credi che ti appartenga solo perché sei suo padre? No. Appartiene a me. Soltanto a me. Elena ha sofferto molto. E tutto quello che ha patito io me lo porto qui nel cuore. Come un rimorso. Non potrò mai perdonarti, essene la causa. Quando era piccina, aveva tanto bisogno di affetto e di carezze. Era così fragile, si commuoveva e si esaltava di tutto. Bisognava tenerla in braccio e cullarla e parlarle sottovoce perché si addormentasse. Ma io ero così intristita, stanca del mio lavoro e della mia solitudine, che solo raramente riuscivo ad essere con lei come avrei dovuto. Forse non l'ho amata abbastanza. Un giorno ho perfino rimpianto che ci fosse. Un'altra volta ho pensato di uccidermi. Ed è stata proprio Elena a darmi la forza di tirare avanti. E adesso mi chiedi cosa puoi fare per lei. Niente, assolutamente niente. Ho potuto farla studiare. Ha preso il diploma. È diventata maestra. Maestra? Come? Sì. E adesso è da certe amiche in campagna, vicino a Novara. L'hanno invitata con loro a passare un mese. Mi scrive tutti i giorni. Quasi. E sta bene. Senti, Maria, e se io la cercassi, le dicessi... Che cosa? Tutto, la verità, che io sono suo padre. E cosa credi? Che ti butterebbe le braccia al collo? No, tu sei un estraneo per lei, ed è meglio così. Io ho sacrificato la mia vita per dare alla sua un ordine, un equilibrio. Deve restare tranquilla. Solo l'affetto per un uomo potrà rompere l'isolamento in cui vive. Un uomo che la meriti. Io prego giorno e notte. So che me la porterà via, ma lei sarà salva e forse potrà trovare un po' di felicità. Senti, dimentica che esistiamo, guarda. È meglio per tutti. Di... Come te la senti, la schiena? È un bel pezzo che non me la sento più. Oh. Oh. Angela, cos'hai? Non si sente mai. Su, su, portiamola via. Sì, sì, portiamola sull'Ardiano, sì, però. Un po' d'aria. Attenti, sì, eh. Oh, pian, 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 così. Dai, su. Se c'è una povera donna che la si sente male, tirare o morire. Su, Angela, su. Portiamola via. Su, dai, forza, forza, dai, dai. Attenta a non scivolare. L'ho già la terza che sviene. Se fra un'ora non riprende il lavoro, perde pure la paga dell'intera giornata. È giusto, la colpa è sua se è svenuta. Thank you.
Guarda questo tipo, assomiglia a Gregory Peck. È da un pezzo che ci sta dietro. Oh, scusi. Prego, proprio brava. Dice? L'ha fatto sempre centro. Io faccio sempre centro, ma soltanto al tirasegno. Non vuoi sparare? Signorina? No, grazie. Andiamo a ballare. Ecco, oh, sì, andiamo. Andiamo a ballare. Sì. Andiamo, su. Vieni. Andiamo a ballare. Permette? Ancora arrabbiata? Su, non esageri. Quando una è bella come lei deve essere gentile. E poi... E poi che cosa? Sono il suo padrone, no? Anche lei, tutti padroni qui. Beh, padrone per modo di dire. Con lei sono io che accetto gli ordini. Ah, sì? E allora si levi di torno e mi lasci in pace. Aspetti un momento. Di che ha paura? Ciao Gianni, come va? Già, così si tira avanti. Ma che guarda, che cerca. Spera che anche questa volta... E tuo fratello? Scrive che sta bene, che torna presto. Buongiorno. Salve. Anche lei è venuto a ballare? No, devo rimorchiare un camion. È rimasto in mezzo alla strada. Passando di qui ho sentito la musica e sono entrato un momento. Oh, peccato, allora se ne va subito. No, per carità. Tanto il camion sta lì, non si muove. Lei è quello che va in giro a rimorchiare le macchine ferme? Sì. E le ragazze che hanno bisogno di aiuto? Anche. È un bel mestiere, non c'è che dire. Sì, un bel mestiere. Perché non le va? Dia retta a me. In certi casi è meglio che lei non si impicci degli affari degli altri. Ah no? Proprio no. Altrimenti una volta o l'altra le può capitare di... Che cosa? Avanti, continui. Cosa mi può capitare? Senta, amico, segua il mio consiglio. Adesso basta. Su, finitela, andiamo. Un momento, lo lasci parlare. Non ha sentito. Deve darmi un consiglio. Avanti, tiri fuori. Qual è questo consiglio? Senta, lo sa che lei non mi piace. E non mi fa nemmeno ridere. Aria. Ma su, andiamo, smettetela. No, venga, signora Maria, non ne vale la pena. Ma sei pazzo a litigare con quello lì? È il nipote del padrone. E chi se ne frega? Sei sempre il solito. Ciao, Gianni. Ciao. Mi dispiace. A me no. Vuol salire? Le offrirebbe una sigaretta? Ma sì. Grazie. Non mi riconosce? Ma veramente non... Non si ricorda quando ci ha lasciato nel caffè di Novara per andarsene con quella là? Ah, sì. Ho paura di aver fatto una sciocchezza. Perché? Sarebbe stato meglio se avessi scelto lei.
Sempre in tempo per rimediare. Allora andiamo a prendere quel camion. Quale camion? Non mi ha detto che è rimasto là, in mezzo alla strada. Ah, già, quel camion. No, no, non importa. Se ha da fare, non perda tempo con me. Su. Beh, quel camion non c'è più. Come non c'è più? Non c'è mai stato. L'ho inventato io, tanto per... Eppure sapesse quanti di quelli lì mi tocca attaccare alla gru. Allora, facciamo un giretto? Come vuole. Di lei mi fido. Beh, non è un complimento. Soltanto le vecchie si fidano di me a Novara. È così pericoloso lei? Beh, pericoloso no, ma... Si capisce. Se mi trovo vicino a una bella ragazza... Bravo. Dove andiamo? Faccia lei. Senta, conosco un caffè dove fanno i migliori gelati di Novara. Ne ho già sentito parlare. Buono, vero? Vuol vedere la mia officina? È lontana? No, è qui dietro. Possiamo andare a piedi. Andiamo. Si accomodi. Cos'è, ha paura? Io? No. Ecco, questa è l'officina. Non badi al disordine. Per adesso ho un socio. Siamo a metà per uno. Ma a lui piace poco il lavoro. Ho paura che presto ci divideremo. E prende tutto lei? Sì. Voglio mettere su una cosa più moderna. Qui un ponte mobile con l'elettrauto. Là una bella stazione di servizio completa di tutto. Insomma... Deve essere uno che vuole benzina. Neanche la domenica ci lasciano in pace. Scusi un attimo. Eccomi. Quanti? 10 litri. Un momento, prendi il resto. Mi scusi, sono subito da lei. Ecco il resto. Va bene. E... buonasera. Chi è? Il padrone della risaia dove lavoro. E cosa vuole? Ma non so, è così strano. Tutte le volte che mi incontra mi fa delle domande. Perché? Non lo so, non ho capito bene. Chissà che cosa penserà adesso che mi ha visto qui. E chi se ne importa? Che pensi quello che vuole. Mi sembri piuttosto nervoso. Che ti è successo? Ah, no, non è successo niente. Eccoci arrivati. Peccato. Si stava bene insieme. Ciao, sì, si stava bene. Ciao. E me lo dici adesso? E quando dovevo dirlo? Quando eravamo soli. Ti avrei abbracciato da toglierti il respiro. A presto. Ciao.
Elena, scusa un momento. Che c'è? Ecco, volevo dirti, poco fa, quando t'ho visto insieme con quel giovanotto. Senta, è meglio che le parli francamente. Non mi piace essere sorvegliata. Sorvegliata? E perché? Perché? Perché è evidente. Tutte le volte che mi vede, anche oggi a Novara. Io non immaginavo di incontrarti. Sì, però mi capita sempre davanti, e anche se lei è il padrone. No, non usare questa brutta parola. Io sono un uomo anziano e tu sei quasi una bambina, e allora si capisce. Mi farebbe pena. Che cosa? Ci sono tanti pericoli nella vita che tu non immagini neanche. Perché mi dice così? Non lo so. Ho l'impressione che tu abbia sofferto molto. E vorrei che non soffrissi più. Non capisco. Perché si preoccupa di me? Perché mi sembri così poco adatta per questo lavoro. Come se tu fossi capitata qui per un errore. Sì, ha ragione. Ma lei come sa tutte queste cose? È difficile dirlo così. Ciao Gianni. Ciao Stefano. Dì un po', Gianni. Ma che ti è successo? A me? Ieri è venuto un tale. Mi ha domandato che cosa facevi e quanto guadagnavi. E perché? Che ne so. Mi ha domandato pure chi erano tuo padre e tua madre. Ci abitavano qua. Ma chi era? Non gli hai chiesto il nome? Ah sì, me l'ha detto. Adesso non me lo ricordo. È il padrone di una cascina nei pressi di Cameriano. Il padrone di una cascina? E perché, lo conosci? Mi pare di aver capito chi è. E comincio a capire anche qualche altra cosa. Pronto? Sì, eccolo. Gianni, è per te. Pronto? No, è inutile che insistiate, o importa o niente. Ma lo saprò meglio di voi quello che so fare, no? E chi ci mettete a posto mio? Beltrame? Ah, bene, bella idea. Mettetecelo Beltrame, domenica ci divertiremo. Gli sta bene, sono già 4. E se seguita così arriviamo a 40. Che t'avevo detto, eh? Perché? Che è successo? Ma come, non l'hai visto? Hanno fatto un altro gol. Ma a te la partita non interessa per niente? No, proprio per niente. Se vuoi andiamo via. Ma no, si sta tanto bene qui, mi diverto lo stesso. Chi è? Niente. Fai vedere. Ma via, non è importante. Dove l'hai presa? Me l'ha dato il padrone. Ah, il padrone ci mette a regalare libri. Ma no, mi ha incontrato e mi ha chiesto se volevo leggerlo. Poi mi ha chiesto anche se volevo andare nel suo ufficio come segretario. E tu che gli hai detto? Ho rifiutato. Meno male, non ci sarebbe mancato che questo. Vedi, io non credo che sia come pensi tu. Sì, lui è gentile come... forse troppo. Ma qualche volta ha un'aria triste, imbarazzata. Mi fa quasi pena. Ah, ti fa pena? E allora consolalo, accetta la sua proposta, vada in suo ufficio. Ma prima ci passo io. Che vuoi fare? Niente, niente, non te ne occupare. Buongiorno. Buongiorno. Lei vuol parlare con me? Sì. Ed è inutile che le dica chi sono, vero? Tanto lei sa già tutto di me. Come mi chiamo, cosa faccio. Ebbene? Ma c'è una cosa che ancora non sa. Ed è bene che se la metta in testa una volta per sempre. Elena è una brava ragazza. E chi si azzarda a darle fastidio, io... Le vuole molto bene, vero? Certo che le voglio bene. Ha ragione. È una brava ragazza. Non bisogna farle del male. Ho piacere che l'abbia capito. Lo so. Voi credete di avere tutti i diritti su quelle povere ragazze. Basta un regalo, una promessa d'impiego. Ma con Elena no. Con Elena questo non funziona, glielo dico io. E se lei si permette ancora... Basta! La finisca! Non basta affatto!
Non creda di poter prendere questo tono con me. Io non conosco padroni. Siamo due uomini uguali. E lei dovrebbe vergognarsi alla sua età. Ma non capisci, stupido. Vattene. Vattene. Sì, me ne vado. Ma si ricordi di quello che le ho detto? Fai piano, dormono tutti. Tira le coperte d'un colpo. Aspetta, la candela. Subito via da qui. Avanti, fate presto. Chiamate un dottore. Dov'è Leonardi? Penseremo a tutto. Nell'altra stanza, qui non c'è più posto. Mamma. Basta, sto bene così. Ferita, dottore? No, no, niente di grave. È soltanto un leggero stato di shock.
Tieni, ti ho portato la giacca. Grazie. Non vieni a casa? Sì, andiamo. Attento a quel trave, che può cadere da un momento all'altro. Sto attento. Ti sei coperto già abbastanza di ridicolo. Abbiamo sempre vissuto come due estranei, d'accordo? Ma che tu arrivassi fino al punto di perdere la testa per una sgualdrinella qualunque... Sta zitta. Ti sei ridotto lo zimbello di tutti, e io con te. Ma ricordati che questa è anche casa mia. Se vuoi seguitare a frequentare le tue amanti, fallo, ma fuori di qui! Non è come pensi tu. Ah, no? No, proprio no. E cos'è allora? Non sono tenuto a dirtelo, del resto è cosa che non ti riguarda. Riguarda solo me. No, anche me. Dimentichi che se tu sei il padrone, la roba è mia. Non farti illusioni. Se credi di poter sperperare il mio denaro con quella là, io non te lo permetterò mai. Mai! Sta tranquilla. Non ti chiederò nulla. Solo una cosa voglio. Che non si parli mai più di questo. Mai più. Sono fatti miei. E nessuno deve occuparsene, cominciando da te. Volevo ringraziarla. Ho saputo che durante l'incendio, se non era per lei... Lascia andare, non è il caso di parlarne. Ma mi ha salvato la vita. Mi hanno detto che è stato lei solo a gettarsi tra le fiamme. Non ho fatto niente di speciale, credimi. Per fortuna è andata bene e non ci sono state vittime. Sei fatto male? No, sciocchezze. E tu? Come stai adesso? Ti sei rimessa dallo spavento? Sì, ma non potrò mai dimenticare quel momento. Le compagne urlavano, le fiamme stavano per raggiungerci. Ero sicura di morire, poi qualcosa più forte di me mi ha spinta ad aiutare le compagne. E dopo che l'ho fatto ho sentito che non potevo, non volevo morire. Non sarebbe stato giusto. Tu sei ancora tanto giovane. I giovani hanno il diritto di vivere. Sì, adesso mi sono accorta di amare la vita. Forse appunto perché stavo per perderla. Sa, è difficile spiegarlo, ma... Io sento di voler bene a tutto il mondo, alle mie compagne di lavoro, a tutta questa gente, anche a quelli che non conosco. Le sembrerà ridicolo quello che dico. È proprio così. Sono contento di sentirti parlare in questo modo. È la prima volta che mi sento così felice, così serena. Perché fino adesso... Meglio non parlarne. Una vita triste. Io e mia madre sole a lottare contro tutti. E tuo padre? Non lo conosco. Non hai mai sentito niente di lui? No, mai. E non me ne importa. Ma se ti capitasse di incontrarlo? E com'è possibile? Non si è mai occupato di me. Probabilmente non sa neppure che sono al mondo. Sì, mi piacerebbe di incontrarlo. Ma per dirgli quanto lo odio, quanto lo disprezzo per il male che ci ha fatto. Ma forse lui non sapeva. Già, la solita scusa. Fanno tutti finta di non sapere. Che schifo. Mi scusi. E grazie ancora. Quanti giorni mancano? Ancora pochi. Il trapianto è finito, adesso c'è la monda. Oh, non ne posso più. Oh, domani resta ombranda. Già, una giornata e un chilo di riso di meno. Oh, che cosa me ne importa? Thank you.
Guarda, Gianni, come sono venuta male qui. Questo non mi piace, troppa ombra sul viso. Sì. Beh, l'ho presa che era quasi buio. Ecco, questa. Ah, bella. Guarda quanti fiori. Molto gentile, preferisci i fiori a me. Ah, che c'entra. Ecco. Questa è quella che mi piace di più. Fai vedere. No. Ti diverti, eh? Se non me la dai, me ne vado subito. E se te la do, mi dai un bacio? No. No, no, niente bacio, non te lo meriti. No, no, certo. Lo sai che non ci credevo che ci si potesse innamorare subito di una ragazza appena vista. Quanti progetti faccio. Ogni giorno ne invento una nuova. Mi sembra di essere tornato ragazzino. Forse perché lo sei stato così poco anche tu. Hai ragione. Tutta la settimana lavoravo e alla domenica andavo a vedere gli altri bambini andare in giostra sul cavalluccio e muovevo la testa su e giù. Mi illudevo un po' perché non avevi soldi per andarci. Anche se ci comprassimo una giostra tutta per noi, non avremmo mai più quello che abbiamo perduto. Ci manderemo i nostri figli. Voi. Ci mancava quella ragazzina per fargli perdere la testa. E io devo sopportare anche questa umiliazione. Cosa credi che voglia fare? E chi lo sa? L'obbligherà a rimanere qui. E si farà menare per il naso da quella donnaccia. Ah, alla sua età. È su una brutta strada, povero zio. È capace di rovinarsi. Lo credo. Con l'amore che ha per la famiglia. Mica stupida quella là. Ecco perché si dà tante arie. Ma le farò abbassare io la testa. Magari. Salveresti lui e me. Gianni! Gianni, dove sei? Elena! No, mi sporchi tutta. Guarda come m'hai ridotta. Ah, niente di grave, un po' di sapone. Ma che è successo? Non ti aspettavo. Avevo tanto desiderio di vederti. Perché? Ti dispiace che sia venuta? Mi dispiace? Ma che dici? Ti sei messo l'abito nuovo, ti sei fatta la barba. Che succede? Hai un appuntamento importante? Molto importante. Vieni qui. Guarda. Che cos'è? Non hai letto? La signoria vostra illustrissima, che sono io, è pregata di favorire nel mio ufficio per importanti affari che la riguardano. Distinti saluti, avvocato Severini. E cosa vuole da te? Ma pare che una grande casa di carburanti voglia offrirmi una rappresentanza. Un buon affare. Formidabile. C'è da guadagnare quello che si vuole. E vengono a offrirlo proprio a te. Già, è quello che non capisco nemmeno io. Ma si vede che si sono informati. Pensa che fortuna. Adesso posso chiederla perfino in moglie, signorina. Oh, Gianni, sono tanto felice. Su, allora, presto, dall'avvocato. Ah, già, non ci pensavo più. Mi aspetti qui? Qui? E se viene qualcuno, che gli dico? Ah, semplice. Gli dici, si accomodi. Io sono la padrona. Desidera? Ciao. Oh, prego, prego. Buongiorno. Buongiorno. Si accomodi, la prego. Eccomi qua. Prego, prego, si segga. E allora di che si tratta? Beh, io gliel'ho già detto per telefono. Si tratta di un'importante rappresentanza. Se lei accetta, io ho qui il contratto. È inutile che glielo legga tutto, no? Le solite modalità. In quanto alla percentuale, le viene riconosciuto il 25% sul prezzo di vendita, più un premio annuale proporzionato all'entità degli affari. Contratto per 2 anni, rinnovabile alle stesse condizioni. D'accordo?
Sì, sì, d'accordo. Ma scusi, avvocato, io ho una piccola officina in un vicolo. Per questa rappresentanza ci vorrebbero dei locali più vasti. Va bene, ma questa non è una difficoltà. Trasferisca all'officina, trovi una bella sede, la metta su come si deve e... Ma per tutto questo ci vuole del denaro. Del denaro che io non ho. Va bene, ma lei non si preoccupi. Anche questa non è una difficoltà. Si capisce che ci vorranno delle spese, no? Lei avrà tutto il denaro che serve. Da chi? Ma da chi? Da chi è interessato in questo affare? Qualcuno che ha fiducia in lei. E chi è questo qualcuno che è disposto a spendere i suoi quattrini per far piacere a me? Ma scusi, lei di che cosa si preoccupa? Non ci vedo chiaro. Senta, giovanotto, ma lei si rende conto che cosa significa questo affare? Sì, sì. Me ne rendo conto. Badi che certe occasioni non capitano due volte. Lei è giovane, deve assicurarsi l'avvenire. E poi avrà intenzione di mettere su una famiglia, no? Una famiglia? Che c'entra la famiglia? No, così. È un'eventualità probabile. Chi è la persona che si interessa degli affari miei? Ma non ha nessuna importanza il nome. Qui si tratta di stabilire. Voglio sapere chi è. Calma, calma. Si calmi, giovanotto. Non mi sembra il caso di prendere questo tono. Chi è? Gianni. Ma chi è? Che è successo? Ma insomma, si può sapere chi hai? Dimmelo. Vallo a chiedere a lui. Ma di chi parli? Di lui, del tuo padrone. Non avevi capito, eh? Povera ingenua. Tu non sai nulla, vero? Io... La rappresentanza, il finanziamento, una bella sede, deve assicurarsi l'avvenire. Una buona trovata. Lui paga per mantenere l'amante e io me la sposo. Un sistema pratico, prudente, sbrigativo. Ma che dici? Sei pazzo! Dovevi sentire il modo con cui me l'ha offerto l'avvocato. Credeva che anch'io fossi d'accordo, tutti d'accordo. Ma io no! Io no! Io, grazie a Dio, ho le mani pulite. Va a dire al tuo padrone che se ne scelga un altro. Ma ha sbagliato indirizzo. Ma Gianni, io non capisco. Non so. E tu? Ti stavo ad ascoltare come uno stupido. Il fidanzamento, ti voglio bene. Sei stata brava a recitare la parte. Certo che è comica. Tutte quelle smorfie da innamorata. Gliele facevi anche a lui, anche al vecchio. E te le pagava bene, vero? Che schifo, che schifo! Tu pensi questo? E hai il coraggio di dirmelo? Non hai vergogna di parlarmi così? È contento adesso. Ha ottenuto quello che voleva. Ma cosa vuoi dire? Perché parli così? Gianni era tutto per me. La mia gioia, la mia speranza. Si è voluto mettere tra noi due. Ora è finita. L'ho perso per sempre. Devo ringraziare lei. Ma perché? Perché? Che cosa vuole da me? Elena. Basta! Mi lasci stare. Non voglio più vederla, non voglio più sentirla. Elena. Elena! Ultimo giorno, ragazza, si torna a casa. Già, con 40.000 lire e 40 kg di riso, un chilo al giorno. E i dolori alle ossa per tutto l'anno. Berbati Angela, 37 kg. Perché 37 kg se sono 40 giorni che sono qui? Perché sei rimasta letta 3 giorni, quindi 37 kg. E tu? Hai trovato marito? Ma che marito? Lo sai che mi ha risposto quando gli ho chiesto se mi sposava? Che me lo compra a fare la mucca se latte a così buon mercato? Che cavaliere! Che porco! Spogliari Gianna, 40 kg. E a te com'è andata? Che vuoi? Ma sì, quel giovanotto che usciva sempre con te. Che fa, ti sposa? Non gliel'ho chiesto, non me ne importa. Oh, lo dici con una faccia. Pensa ai fatti tuoi. Avanti un'altra. Tocca a te. Nardi Elena, 40 kg. Avanti un'altra. Gerzi Maria, 39 kg. Thank you.
fanno la serenata ai padroni. È l'usanza, è l'ultimo giorno. Grazie, grazie. Se permette, le cantiamo la serenata. Va bene. Brave. Arrivederci. E tu, Elena, non balli? Su, Allegra, divertiamoci. La Quaresima è finita. Che fai sola? Vieni con noi. Ma sì, anch'io voglio divertirmi. Venite, ragazzi, offro io. È successo qualcosa? Voglio divertirmi, ecco tutto. Brava! E quelle sono tutte mondine? Sì. E perché ballano? Per divertirsi. È la fine della stagione della monda e domani tornano tutte a casa. Non vieni, Mario? Mario. Aspettatemi al tavolo. Vieni qui. Che c'è? Ma come? Domani partiamo. Mi avevi promesso che ci saremmo rivisti. Difatti, eccomi qui. Guarda. Sì, ma... Ma che cosa? Che ti sei messa in testa? Ancora vermouth per tutte. Per me basta questo. Non tanto, non tanto. Basta. Non bere troppo, ti farà male. Mi fa bene, è proprio quello che ci vuole. Finora sono stata una stupida. Adesso non mi importa niente di niente. Ho cambiato idea su tante cose. Vedrai. Tu sai ballare? Non so fare altro. E allora andiamo. Vigliacco! Lasciami, lasciami, mi fai male. Dov'è lo zio? Non lo so. Era qui poco fa. Mi ha detto che tornava subito. Le dispiace di ballare con me? Mi crede ancora un mascalzone? Sì. Ma non ha più paura, eh? No, non ho mai avuto paura di nessuno. Brava, così mi piace. Ma che cos'è? Piange? Piango! Sono così allegra e ho tanta voglia di ballare. Fate l'arco, vuole ballare da sola. Ma non mi mette le basta. Dai, Elena, brava, gira. Dai, che aspetta. Ma va bene quello che fai fare. Perché non ti hai fatto la strada mentre ti vedi la monta? Chissà che bello.
Vada via. E perché? Ho visto che piangeva. Avanti, mi dica che le è successo. Eh? Mi lasci! No! 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 Mi lasci! No! No! Via, non fare la stupida! Mi lasci! E adesso che sai, puoi capire tante cose. La ringrazio e mi scusi. Va, va. Aiuto! Mario! È ferito. È ferito grave. Non respira più. È morto. Non c'è più niente da fare. L'hai ucciso. Gianni, io ero venuta qui per stare sola. Volevo stare sola. Invece è venuto lui. Oh, Gianni, credimi. Sì, sì, ma sta calma ora. Ti arresteranno. Che cosa sarà di noi? Che cosa sarà di me? È tutto per colpa sua. Se lei non si fosse messo di mezzo, Gianni e io saremmo stati felici. E invece da quando l'ho conosciuta non mi ha fatto che del male. Sapresti come la odio. Maledetto. Maledetto! È tuo padre, Elena. Mio padre. Figlia mia, perdonami per tutto il male che ti ho fatto. Vattene, nessuno ti ha visto. Torna a Novara. Prendi la mia macchina. Se ti domandano qualcosa, rispondi che te l'ho lasciato oggi in officina. Qui penso a tutto io. Su, andate! Ma che cosa vuol fare? Non preoccuparti, va! E va anche tu, non disperarti. Non succederà niente al tuo Gianni. Aggiusterò tutto io. No, no. Ma perché? È stata una disgrazia, ma la colpa è mia. Ma non capisci che si tratta di salvare lei? E se veramente le vuoi bene, non puoi rifiutarti. Su, andate, che potrebbe arrivare qualcuno. E ricordati che non sai nulla. Non hai visto nulla. Ma io non posso. Che cosa non puoi? Vuoi la sua rovina? È suo padre che te lo chiede. E te lo chiedo come una grazia. Salvando te, salvo lei. Lei. La sola cosa che mi resta. Non è giusto, non è giusto. Non è giusto che tuo padre faccia qualcosa per te. Eden, bambina mia, guardami. Non ti chiedo di volermi bene, lo capisco, è troppo presto. Ma dammi almeno la speranza che un giorno non sarò un estraneo per te, uno qualunque. Non hai avuto che del male da me. È vero,
E ora che voglio darti un po' di bene non vuoi. Perché? Mi dispiace, era un bravo uomo, va. Ma guarda che disgrazia, hanno arrestato il padrone. Qualche cosa l'avrà fatta. Oh, io dicevo che una volta l'altra sarebbe finito male. Papà, figlia mia.